Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Eccoci qua, continuiamo la nostra serie. Iniziamo il mese di settembre, mese successivo al calciomercato. Allora, prima di iniziare, uno sguardo alle partite che ci attendono. Sono 6 partite, di cui 3 di Coppa. Di queste 3, 2 di Champions League e una della Coppa di Lega, che se non sbaglio era la Carabao Cup. Insomma, iniziamo subito a giocare. Direi di giocarci e non di simulare questa partita qua contro il Tottenham, perché anche se siamo in casa, sicuramente è una partita abbastanza difficile, soprattutto rispetto alle altre, a parer mio. Ok, direi di iniziare, ci siamo. Attenzione, c'è Sané da solo. Sané! 1-0! E andiamo di... Al tredicesimo del primo tempo la sblocchiamo così, con le Rassané, bello di Apelli. Sané? No, è proprio Deulofeu, col cross. Credo sia stato solo un altro gol, sinceramente. Comunque, Deulofeu appena entrato nel secondo tempo la sblocca così. Sì, ho fatto 3 cambi. Brereton per Schick, Gomez per Dybala e Deulofeu per Lemar. Perché? Perché poi ci aspettano altre partite, abbiamo tanti giocatori, meglio girare un po', ecco. Dio Bonodi, che gol sta per fa delle feude. Fatto una bella osa, peccato. Bravo Lloris. Finisce così, un netto 2-0, è meritato 2-0. Diciamo che per 70 minuti la partita è stata non divertente, perché i ritmi sono stati veloci, però diciamo ci sono state vere e proprie occasioni. Diciamo, abbiamo avuto anche abbastanza fortuna a essere andati in vantaggio quelle poche volte che sono andati in attacco, insomma. Poi al 77esimo c'è stata un po' di reazione del Tottenham, qualche occasione, però niente di veramente pericoloso. E niente, diciamo che siamo un po' scaldati sul finale della partita, però alla fine abbiamo giustamente meritato la vittoria noi. Andiamo alla prossima partita, quella di Champions League. Bene, eccoci qua. Giochiamo in casa contro le Zenit. Esordio proprio assoluto da parte del Chesterfield in Champions League, credo anche nella realtà, non solamente nel gioco. Diamo un po' che maglia, belle però le maglie, vedete, dello Zenit. Diamo che maglia possiamo, forse così, possiamo scegliere. Allora, io capisco che a Champions League esordio quello che vi pare, però dato che saranno tante partite, quindi poi la condizione dei giocatori può essere messa a rischio. Io direi che per in alcuni ruoli dove chiaramente possiamo avere dei sostituti validi, direi di fare un po' di turnover. Quindi io farei questo lavoro qui. Ecco, così. Direi che comunque i sostituti che abbiamo messo, come ho detto prima, sono più che validi. La squadra sì, peggiora un po' di qualità totale, ma non è che fa schifo, anzi, direi forte uguale. E quindi me la sento di fare così, insomma. Attenzione, Gomez è lì! No! Zotta! Infatti. Ah, mena. 1-0 Zenit sul finale del primo tempo. Mamma mia! Leno vi ha fatto un miraolino, eh? Boia, se non era 2-0 e 2-0 secondo me le osse, sì, chiaramente erano più difficili, ma diventano quasi impossibili, secondo me. Vai, vai, buona! Gabriel Jesus! 1-1 all'ottantesimo. Prendi la palla e proviamo a fare il miracolo. Perché se ci riuscisse a fare veramente un miracolo. Vai Dybala! No! Vai Brereton! Brereton! All'89esimo! Ci porta in vantaggio! E andiamo di... Che partita, dietro! Però non è finita, eh! È vero, siamo gasati, però dietro, tutti dietro, difesa a oltranza. Vai, Dybalina è buona, è buona! Dybala! 3-1, chiusa! Oh, che bello! Finisce proprio così, 3-1, un 3-1 che per la grinta che ci si è messo per recuperare. Ok, meritato, però per quanto fate vedere, no. Forse il pareggio è quello più giusto.
infatti qualche le statistiche più o meno lo dicono. Terza partita, torniamo a giocare il campionato contro il Southampton e nonostante ci giochiamo fuori, la simulo. Facciamo bene, eh? Per ora abbiamo iniziato il video benissimo con due vittorie, emozionanti soprattutto. 1-0, risultato minimo, scarto minimo, però va bene così, 3 punticini, grazie Dybala al 73esimo. Eccoci arrivati alla partita successiva, Carabao Cup, quindi Coppa di Lega contro il Norwich. Io anche se ho detto, ripeto, che quest'anno come obiettivo ho quello di vincere se possibile tutto, tutte le competizioni possibili, anche se giochiamo fuori casa è tutto, spero che con la squadra che abbiamo, seppur simulando la partita, possiamo stare tranquilli. Quindi l'ho simulata, vabbè, tanto sei nel 22esimo, speriamo bene. Buono, un altro 1-0 e in questo caso un passaggio anche del turno. Oltre al passaggio del turno, eccoci qua, prima cessione che poi avverrà in maniera effettiva all'inizio del calciomercato invernale con le gennaio. Mark Cucurella, Marchino Cucurella ci lascia. Diciamo che l'ho venduto bene, indipendentemente poi dai soldi che mi arrivano a me da poter spendere, mi dico che è quasi il doppio, perché vale 19,5 lui, quindi 2,33,5 direi che è stato un buonissimo affare. E fra l'altro credo di avere in testa un eventuale suo sostituto, addirittura titolare da mettere al posto di Sessi e non, forse. Torniamo a giocare in campionato, in casa contro West Bromwich, direi che questa possiamo, spero, tranquillamente simularla, proprio si può stare abbastanza tranquilli, spero. Sì, 4-1, è buono, però vi dico solamente che appena partita la simulazione dopo un minuto hanno fatto gol loro, quindi ho detto vai, maledetto, meno che ho detto sì, meno male, poi non è stata così la cosa. Eccoci arrivati all'ultima partita del mese, di conseguenza del video, andiamo a giocare contro De. Allora, vabbè, FC lasciamolo perdi. Midtjylland, lo chiamo sì, anche se non è così, perché non so veramente come si possa pronunciare. Sono abbastanza ignorante sul nome di questa squadra, anzi sulla pronuncia. Allora, vi dico la verità, sia per motivi di partite giocate del video, che su sei partite sono le più belle, non giocano la metà, sia perché giochiamo fuori casa e di Champions League, direi che questa partita qua appunto è bene giocarla. Probabilmente questa, vi dico la verità, sarebbe stata l'unica squadra con la quale avrei simulato sia andata che ritorno. Però dato che ho giocato solamente 2 partite su 5, direi che la sesta possiamo anche giocarla. Non so se avete capito il discorso, comunque. Allora, guardiamo un po', io farei i suoi discorsi di prima, metterei Brereton che è diventato fra l'altro 85. Attenzione a Brereton, eh. E poi il solito discorso per Anna, dopo fare un po' di tour 9, poi però sposta anche quell'arti. Una volta finito poi direi di iniziare la partita. Vai, eccoci qui, la squadra è questa. Mi sento anche Mattacchione, anzi mi sono sentito anche Mattacchione, da rischia anche Rodriguez, ma lo c'ha 7 anni come difensore centrale, da far parte titolare. Sta a vedere come ho sottovalutato la squadra avversaria alla Pilendomo, eh. Tanto hanno pareggiato con l'Atletico. Ale! Vieni Gomez e tira! Boom! Gomez la sblocca all'ottavo minuto, un gran tiro, quasi un classico suo, veramente quasi un classico, però fatti non tanti, però alcuni in questo modo qui. Buono, attenzione Han Kwang Song, 2-0, dai, città a casa che io lo so fatto. Buono. Dio buono Brereton, devo portiere era stato perché sorpreso ancora. Sono rimasto sorpreso, il portiere era immobile, eh? Peccato anche per la conclusione dopo. Vabbè. Attenzione, mamma mia. Rischiamo di riaprire la partita. Finisce così, un giustissimo 2-0. Nel solo tempo non si è fatto praticamente nulla noi a livello proprio di occasioni pericolose. Abbiamo giocato un po' in maniera blanda. E niente, non abbiamo concesso nemmeno a loro nient'altro, a parte per l'occasione che vi ho fatto vedere. E quindi ottima vittoria meritata, intanto ho visto che l'Atletico ha vinto 3-0. E niente, confermiamo la nostra prima, anche se è iniziata da poco, posizione nel girone. Prima di arrivare alle conclusioni voglio farvi vedere due cose, che abbiamo venduto altri 2 giocatori, questi qui diciamo più forti a livello di qualità totale, di conseguenza più importanti. E questi 2 sono Leno e Mané. Leno al Manchester United per 58 milioni,
e Mané al City per 75. Quindi direi che quando poi inizieremo il calciomercato invernale, anche se andranno via tre giocatori, avremo anche momentaneamente, dico perché chissà se possa aumentare, nel senso abbiamo venduto questi tre giocatori nel giro di un mese, chissà se da qui a dicembre ci saranno altre vendite, un bel gruzzoletto da poter spendere comunque, quindi buono, buono, buono. Comunque, eccoci arrivati a ottobre e di conseguenza anche alla prossima partita che giocheremo nel prossimo video. E prima di arrivare alla conclusione guardiamo un po' quali saranno le partite, quante saranno le partite che ci aspetteranno ad ottobre. Ok, un'altra volta sei partite, però stavolta il campionato sono 4, 2 sono di Coppa, l'altro molto importante per la Champions League contro l'Atletico. Quindi sarà un video carino, secondo me, e importante anche il prossimo. E niente, per quanto riguarda tutto, direi che siamo messi stra bene perché anche il campionato, nonostante si inizia da poco, abbiamo 5 punti di stacco dalla seconda. Siamo attualmente primi con 6 vittorie su 6, fra l'altro. Così come lo siamo anche nel girone con 2 vittorie su 2 di Champions League. Quindi, buono così. Insomma, prima di lasciarvi, come sempre, vi ricordo se volete fare le solite 3 cose, ovvero lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto. E direi che comunque questo è stato decisamente un buon video e che sono state tutte vittorie, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, soprattutto questi qua, di questa serie qua. Via, detto questo, ci vediamo nel prossimo video, quello nel quale giocheremo il mese di ottobre 2021. Ciao!